Ok ragazzi, sono riuscito a sgamare Conti che vuole fare uno scherzo distruggendo completamente il bunker. Quindi a me lo scherzo, mi dispiace signor Conti, ma non puoi farmelo. E teoricamente dovrebbe stare andando esattamente adesso, eccolo. Non voglio farmi vedere perché ragazzi il mio obiettivo è quello di fargli uno scherzo e entrare nel bunker prima che lui ci vada a distruggerlo. Poi chissà, magari gli darò anche una piccola mano nel farlo. Guardalo, guardalo che sta facendo vedere tutto, ok? Siamo indietro? Perfetto. Ok ragazzi, devo non farmi vedere, nascondermi nel mentre che lui adesso se ne sta andando via. Non so se andrà a prendere gli oggetti o altro, per ovviamente distruggerlo. Ok, sta arrivando raga, devo fare il giro senza farmi vedere. Non mi ha visto per nulla. Ok, lui è rimasto là. Raga, ok, entro, questo è il bunker. Mi chiudo dentro così almeno lui capirà che c'è qualcosa che non va e voglio vedere la sua reazione. Poi da quello che ho capito lui lo vorrà spaccare, quindi sicuramente mi unirò a lui. E allora lo scherzo ragazzi sarà da fare al signor Riff e al signor Pongo, perché letteralmente io so già tutto, quindi non può farmi questo scherzo. Ok, chiudiamolo ragazzi. Aiaiaia, è sempre pesantissimo. Ok, fatto. Sono riuscito anche a non far rumore, raga. Perfetto. Io ho un po' paura perché sono pure claustrofobico. Mettete che tipo qua sotto adesso sento tipo il rumore di un serpente. E no, ok, meglio che me ne sto bene alto sulla scala, raga, perché ho paura. Comunque, in questo momento sta dentro a prendere gli oggetti. Ovviamente dopo devo andare a riprendere anche io, perché qua bisogna distruggere un bel po' di cose, raga. Così che gli faremo insieme uno scherzo. Che sta arrivando, raga. Eccolo. Eccolo. Preoccupando perché non so se è stato il vento, ma il bunker raga, sta arrivando, aperto e adesso è chiuso. Ok, io lo tengo fermo. Vediamo un attimo, lasciamo il martello qui. Ok, apriamo il bunker. Questa, raga, no, porca, no ragazzi, stiamo andando addosso. Ragazzi è chiuso, ma qualcuno ha chiuso il bunker? Ma mi sto preoccupando. Raga, no, non lo capisco. Cazzo, un atto. Ragazzi, c'è un topo dentro il bunker. No, un porca, no, Bro, ti ho sentito che stai facendo, ti prego dammi una mano, bravo. Mettilo su. Bro, sto registrando pure io. Ma che stai a fare? Ti ho trovato perché ti ho sentito che facevi l'intro che volevi farci un troll a me, Ref e Powa, in cui distruggevi il bunker. Non è che era un troll, volevo di base distruggere il bunker, però voi non lo dovevate sapere, capito? Ok, esatto, eppure l'ho scoperto, quindi sai cosa dovremmo fare? Distruggerlo insieme. Hai già portato degli oggetti? Bro, allora, io ne ho già trovati tre. Ok, bro. Partirei tranquillo. Bravo. Quindi solo con il martello. Ti prego, vieni giù, ti guardo. Voglio okay. Vederti fare questo devasto. Vai, adesso scendo. Raga, spacchiamo. Aiuto. Però ovviamente noi dobbiamo spaccare piano, ok? Ogni martellata che andrò a dare all'interno del bunker dovete iscrivervi al canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi ora. Bravo, dillo pure per il mio. Ogni martellata che Conti e io dovrò andare a dare. Ogni martellata che tiriamo, vi dovete iscrivere al canale. Ne tireremo tantissime, quindi mi raccomando. Let's go! Tieni il martello, tienilo un attimo. Vai, te lo prendo. E quindi niente, Ferro sarà il nostro complice di oggi. Va bene, volevo farlo da solo, sono sincero, ma non è un problema. E cos'è? Ti faccio schifo, perdonami, eh. No, tu mi piaci veramente tanto, sono sincero. Lo sai che qua sotto potrebbe succedere qualsiasi cosa e noi non lo. Cioè, nessuno lo saprebbe, eh? E questa è la roba che mi preoccupa. Tra l'altro, mo ti faccio vedere una roba. Tra l'altro qua fa una puzza assurda e c'è buio. Confermo. Ma mi sono già tagliato tantissimo. Ma dai, ma non ci credo. Ma no, non oggi. Ok, tieni. Pronto. Voglio distruggi questo dietro. Ok. Ok, ho spaccato pure il muro. Certo, riesco. Allora, io ti dico, qua, mi ricordo che una volta cadevo questo pezzo e ci sta della colla. Quindi dobbiamo fare no. Questa puzza. Bro, pronto? Vai, 3, 2, 1, devastalo. È più difficile del previsto distruggerlo, però non è facile, ok, vai di nuovo, bravo. No, ma non si stacca, vai Conti, bravo. Spacchiamo il bunker di capo. Bro, assurdo. Okay. Allora, facciamo una roba. Dato che non è che abbiamo tanto da spaccare, ora tocca a te fare qualcosa. No, tu divertiti pure, tanto io non serbo. Delle cose molto interessanti. Quindi stai arrivato, tranquillo. Sai che è arrivato il momento? Allora, io ti do questo, tu divertiti ancora un attimo. Ah, tra l'altro, Conti, okay. Già 10 iscritti, eh. 10 iscritti? Oh, mi del canale, è importante. Iscrivetevi, io vado a prendere il mio inventario, bro. Voglio tornare con quasi già tutto l'oro. Ok, allora facciamo un gioco, devi prendere solamente 3 oggetti. Ok, vado a prendere 3 oggetti, ok. Ho già in mente, okay. Cosa prendere. Non dopo nella catara nei miei liceoli che l'ho preso io. Brutto, infame, io volevo io quelli, vabbè, mi inventerò altro. Conti sta continuando a spaccare, devo andare a prendere degli oggetti assurdi. Vi giuro che, raga, prendo di quelle cose incredibili. Ah, tra l'altro, pettorina, quando si fanno questi lavori è giusto utilizzare sempre per sempre la pettorina. Guardate qua, che cavolo di figurino che sono diventato, signori. Sì, scrivete nei commenti se il Ferro è un figurino o no. Che pubblicità mi fareste fare? Tipo quella di, non so, della fabbrica di cioccolato, Willy Wonka? Che ha mai visto quel film? Ok, direi basta cavolate. Degli oggetti
per riuscire a distruggere il bunker. Qua ci stanno un sacco di cose belle. Però non lo so, ragazzi, non mi convincono. Serve qualcosa di davvero potente, potentissimo, anzi. Tipo, non lo so, raga, giriamo. Ecco, devo ammettere che lui, ragazzi, col martello, la katana, i petardi, è messo benissimo. Questa cosa non va bene, io devo fare una bella figura. Quindi, allora, prima cosa da prendere. Ok, delle forbici. Non rifatelo a casa questa cosa, perché potrebbe essere rischiosa, quindi non rifatelo. Però delle forbici, fidatevi che faranno la loro sporca figura. Poi in cucina, tra l'altro, vabbè, tutto un attimo da sistemare. Poa, le padelle! Poa, devi fare le padelle! Piccola gag per chi dovesse seguire tutti i video della vita dei boys. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate con quanto vi stanno piacendo questi video. Ah, e tra l'altro, raga, ok, voglio fare una cosa. Nel mentre che portiamo là gli oggetti, adesso ci penso un attimo, inizio a mandare un video a Cappy in cui gli dico: bro, stiamo devastando il tuo bunker. Così vediamo anche la sua reazione alla fine del video, perché lo proverò a videochiamare e vedremo cosa succederà. Oltre ovviamente alla reazione di Power Efe. Quindi datemi un secondino. Ciao Lori. Ciao. Ciao Boa. Cosa stai facendo? Nulla, ve lo giuro, non sto facendo nulla. No. Rimanete qua, nulla, non sto facendo nulla. Non smonterò nulla. Scherzo, no, tranquillo, non ti rubo nulla. Tranquillo. Ok, comunque, nel frattempo che salivamo, ho scritto a Cap, gli ho detto che gli stiamo devastando il bunker, gli ho mandato una piccola foto, tra l'altro dentro Conti. E raga, io ho trovato solamente le forbici, ma se tipo prendessi il mio tablet? No, non penso sia un'ottima idea. Cercasi oggetti di distruzione di massa, Non c'è nulla, davvero raga, ve lo giuro, non so come spaccarlo. Scope, ottima idea, e direi che ce ne bastano due, ragazzi. Adesso vi farà vedere Ferro come si spacca un bunker. Sì? Vogliamo utilizzare questa katana? Potrebbe essere un po' troppo. No, piano, ti prego. Non usarla come vicino. Io comunque ho preso queste, se ti interessa. Guarda, delle forbici. La scopa la volevo prendere anche io. Mi dispiace, ma non l'hai presa. E adesso è il mio turno. Dai, vieni, Conti. Andiamo a dare, okay, una bella andiamo devastata. Andiamo di sotto, vediamo. Come sei messo te? Oh, bro, ma allora, vedo. Oh mio Dio, allora, l'hai spaccato un sacco. In realtà no, ho spaccato solo un pezzettino. Ok, quella parte l'ho disintegrata. E dall'altra parte ci ho fatto un piccolo buchino. Perché... Allora, ti devo chiedere di tenermi queste due cose. Le forbici. Esatto, sono anche il punto un po' forte, diciamo, le forbici. Tra l'altro questo li abbiamo già smontato. Guarda dietro di te. Oh mio Dio, esatto, quello là era tipo l'ascensore, che beh, è meglio toglierlo. Ferro, con calma. Ok. Ferro sta rischiando la vita. Iscrivetevi al suo canale, vi prego. Iscrivetevi al suo. Sta rischiando pure lui. Iscrivetevi ai canali di tutti. Non so perché l'ho detto piangendo, ma va bene comunque. Ok, adesso passo le forbici, ovviamente te la passo da questa parte. Bravo, è super piano, perfetto. E passo anche la scopa. Bravo, ok. Scopa bene là dentro. Vai tranquillo, ce la faccio. Ok, qua vedo che stai già spaccando molto bene. Bravo, Conti. Allora, io direi appoggiamo un attimo qua il telefono e divertiamoci. Conti! Schifoso! E come ci vedo io ora? Ma brutto infame, ma ci ha chiuso dentro. Sto scherzando. Ah, grazie, no, perché non vedevo più nulla. Iniziavo a aver paura. Tra l'altro ti ringrazio, ogni volta che apri chiudi il bunker mi entra tutto addosso. Un piccolo scherzetto. Sì, piccolo scherzetto come al solito. Allora, partiamo con le forbici. Io direi, queste, ragazzi, fanno davvero male. Fermi, voglio provare un'altra cosa, ragazzi. Guarda qua. Ok, bro, se ne tolto un altro. Oh, porca troia, ho fatto cadere tutto qua. No, 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 non cadere altro. No, ragazzi, però stai esagerando, guardate. Sto spaccando tutto. Vabbè, in realtà sì, è poco, cioè, ne ho tolto solamente completamente uno. Non è che sia così esagerata la cosa, no? No, adesso si fanno le cose. Oddio, la katana. Adesso. Vai, Conti. Adesso si fanno le cose sul serio. Ok. Voi non avete capito, porca troia. Io direi, ti lascio te quello per la katana, devi demolirlo, Ma adesso. Guarda, l'ho fatto. Sei stato te a farla? No, non sono stato io. Ho una faccina. Ok, adesso la faccina la disintegrerò. Bravo. Anzi, prima farla bene, delinea le linee della faccina, così almeno gli facciamo un sorriso. Innanzitutto sapete che faccio? Pam! Nel pezzo. Oddio, non pensavo tagliasse così tanto. Sì, ma devi stare attento perché quella è una katana vera, quindi occhio. Vai, Conti! Ce li siamo pronti, 3, 2, 1. Oh, ok. Diciamo che il polistirolo è molto resistente, ma se facciamo un po' più di forza... Bravo! L'hai quasi tolto! Bravo! Ok, però ne hai tolti solo il posto mio uno. Ok, ti prego, fammelo concludere con la scopa. Provo a trovare la katana. Sì? È molto figa. Ok, per favore, provala. Allora, adesso obiettivo, entro un minuto, spaccare tutta questa parte. Bravo Ferro! Cosa sono questi? Cosa sta facendo? Io sto sfidando.
tanto. Fermo, prova a fare una cosa. Infilzala da sopra qua. Ok. E estraila esatto proprio dal bunker. Come io la spada nella roccia. Vai. Vista, okay. Bravo, bravo, bravo. Stai entrando. E lo so, ma non entra più. Ok, ora estraila. Bravo. Tiralo proprio su. Portiamo su. Vai dal bunker. Portiamo su. Vai, conti. Let's go. Ma che scena è? Non lo so. Vai. Ma sappiamo qual è arrivato il momento. No, bro. Esplodere tutto questo. Ok, il grande problema è che non ci passano. Devo dividerne uno, pronto? Fra, spaccalo tutto. Ai, oh. Bro, prendi il martello che non c'è. Ok. No, non serve il martello, servono queste. Non tenere le tue gambe dietro. Vai. Non c'hai le gambe qua dietro, vero? No, vai, ok, tranquillo. Vado 3, 2, 1. Vai, spacca, ferro. Spacca, forte. Spacca, forte. Però posso sgamare tutto. Però ma è durissimo. È durissimo, ma... Oh, ce l'ho fatta. Ok, tiralo su. Vai, conti. Aspetta, vai, ti ho provato la mano. Più che altro che la katana, bro. Ce l'ho fatta. E il primo polistirolo se n'è andato. Ho molto ridere la situazione perché si è infilato il cadere. Vabbè. Ci sarebbe pure questo da togliere, ragazzi, prendilo. Arrivo per un attimo. Ho paura di cadere. Ragazzi, siamo vivi. Non so come, ma siamo vivi. Riprendiamo tutto. Bravo. Ok. Io direi di provare la scopa, ragazzi. Io voglio provare la scopa. Voglio divertirmi con la scopa. Però prima vediamo di tirare fuori questo. Senza che conti sulla sabbia, magari si spaventa. Oh, porca trota. Stavo per uccidermi. Sì. Lancio a ferro. Aia! Per fortuna che non è passato. Il time to scopa, ragazzi. Scopa questa intendo, ovviamente. 3, 2, 1. No, ragazzi, fermi. Mi è appena arrivato dal telefono un messaggio di Cap. Mi è appena arrivato sul telefono un messaggio di Cap. Ok, non voglio sapere qual è, ve lo mostro alla fine del video. Mi raccomando, rimanete connessi. Droppate un like, iscrivetevi al canale e continuiamo a devastarlo per bene. Rimandiamogli un'altra foto e poi lo videochiamiamo. Oh, oh, questa mi è caduta sui piedi. Aia, che male. Ok, fermi però. What? Ok, raga, comunque il polistirolo sono una delle cose più forti al mondo. Ok, teniamo questo e calcio questo, perfetto, staccato. Ok. In realtà, ragazzi, copriamo tutta sta roba, quindi era stato abbastanza bravo. Sento Conti sbisbigliare. Conti, cosa vuoi farmi? Conti? Conti? Cosa succede, Conti? Tranquillo, Sentivo Conti sbisbigliare. No, fai quello che devi fare. Ok, io continuo a fare le cose che devo fare. No, si è aperta l'acqua. No. Ok, questo è un problema. Qua c'è tanta elettricità. Questo è davvero un grande problema. Conti? Ehi. Potrei aver fatto un casino. Ho fatto rovesciare un sacco d'acqua. Come l'ha rovesciata l'acqua? Sì, ma è caduta. Ho fatto un casino. Sì, ho fatto un casino davvero. Tranquillo, io devo capire perché non vanno questi cosi. Questi cosi cosa? Niente. Niente cosa? Non vanno i miei ciccioli. Come i miei ciccioli? No, Conti, ti prego. Non vanno i miei ciccioli. Conti, ti prego, non far esplodere mentre sono su. Questo esperimento è fallito. Non mi partono i mini ciccioli. Guarda. Non fanno scherzo a te, ma non partono. Godo. No, che godo. Che tipo di mini ciccioli? Non partono. Perché non partono? No, mi devi aiutare, bro. Devo capire perché non vanno. Devo capire. Ma è impossibile che non vadano. Bro, che ti devo dire? Allora, ne mettiamo uno qua, senza farci male. Vediamo se vanno. Non vanno. Certo che vanno. Ma no. Scappa. Scappa. Non partono. Sono bagnati, mi sa. No, dai. No, ho bro. Ho pagato 15 euro i miei ciccioli e non parto. Ok, questo va per forza. Dobbiamo distruggere un altro. Questo va per forza. Questo intanto buttalo via. Va per forza, sicuro? Sì. Ok. Vai, aspetta, accendo. Mi sto bruciando con l'accendino. Vai. Porco. No. Lancio la ferro per sicurezza. Io ho paura di rischiare di morire, Ok, posso dirti una cosa? Vieni con me, ci abbiamo i pezzi grossi. Avete i pezzi grossi? Abbiamo i pezzi grossi. Andiamo, e è il momento di usare i pezzi grossi. Perfetto, Conti. Dobbiamo prendere quelli grossi, quelli che esplodono forte. In realtà abbiamo uno solo. Vabbè, uno basta. Potrebbe essere quello che però fa capire agli altri che stiamo facendo qualcosa di noi. Brutto. Vabbè, fa niente. Però se noi prendiamo un pezzo di polistirolo, poi ci mettiamo in mezzo il mini cicciolo. No, bro, ok. Mini cicciolo, ok, dobbiamo solamente cercarlo ora. No, dobbiamo cercare il Robin. No, raga, non troveremo mai il pezzo. No, raga, è un casino. Ok, io c'ho, se no, un punto forte, Conti. Punto forte, bro. Nella mia macchina, no. Vieni, ok. La tua macchina ce l'abbiamo proprio noi. Allora, tu non sai cosa posso fare. Cosa? Io nella mia macchina, non chiedermi come mai, non voglio che me lo sia chiesto. C'ho dei Zeus. Degli Zeus. Hai dei pedali esplodono veramente forte. No. Non farti domande perché sono nella mia macchina. Ma li ho, ok? Allora, se vedete ferro in macchina, sappiate che deve stare molto da lui perché hai Zeus in macchina. Fa esplodere tutto. Allora, okay. Vediamo se stanno in macchina, regà. Ok, bro, speriamo però perché ne uso ogni tanto qualcuno. No, bro, speriamo. Dobbiamo almeno, ragazzi, fare un'esplosione, per forza. Però si può spiegare. Ce l'hai?
Ce l'hai, bro. Questo è gigante. Ok, no. Con questo dobbiamo stare davvero, davvero attenti. Attenti quanto? Attenti tanto. Questo scoppia fortissimo. Vai, Conti. L'accendino ce l'hai te, bro? Preparati, Preparo. Vai, allora. Polistirolo c'è. Polistirolo c'è. Accendino c'è. Allora, io lo brucio qua. Lo lancio qua. Ficcalo proprio dentro, guarda. Ah, ho capito. No, bro, così è bellissimo. Sì, vediamo tutto il polistirolo esplode. Ok, sei pronto, bro? Esce una roba figata. Cioè, fighissima. Ho paura, ho veramente paura di quello che può succedere. Ok. Fai tre passi indietro, tu. Ok, allontaniamoci. Vai, Conti. Siete pronti, raga? Sì. Iscrivetevi al canale e lasciate like, Oh, oh, Conti. Conti, con gli occhi. Questo è porta, occhio, Porca trota. Oddio. No, allora, mi aspettavo più. No, sai che mi aspettavo più danno? Vabbè che raga, questo polistirolo fai vedere, guarda, guardate. Ah, raga, no, vi guarda. Faccio vedere quanto è spesso, guarda. Non fa nulla. Guardate quanto è spesso questo polistirolo. Ok, sì, direi che il danno l'ha fatto. L'ha fatto abbastanza, esatto. Oh, bravo, bro, ascolta. Volevo far esplodere tutto così. Ma è arrivato il momento di prendere il martello e spaccare tutto subito. Vieni giù a vedere perché io ho già spaccato un gran bel po', quindi scendiamo, ragazzi, e adesso finché non risaliamo, cioè finché non abbiamo spaccato tutto, non possiamo risalire. Confermo. Andata per la sfida accettata. Ok, però scende magari senza morire questa volta. Ok. Scendiamo anche noi in tutta calma. Posso dirti una cosa? Che cosa? Noi ci siamo soffermati troppo a trovare gli oggetti, ma non abbiamo pensato che noi siamo due uomini. Tiriamo a pugni tutto. Bravo, ma guarda che i pugni funzionano non tanto, di più. Bro, ok, questo lo butta subito. Allora, facciamo una roba. Questo, vabbè, questo lo rompiamo dopo quando stiamo su. Bravo, questo pure, fidati di me. Porco! Ok, me l'hai incastrato. Non lo so, lo lanciamo così. Perfetto, pure questo lo lanciamo. Conti, cos'è questa cosa? Non riesco, ferro! No, Conti, grande problema. Cos'è questa cosa? Colla. Spero, ovviamente. Allora, togliamo tutto quanto, raga. Veramente tutto quanto lo appoggiamo qui. Ok. E adesso dobbiamo spaccare tutto quei pugni. Pugni? Tutto quei pugni, bro. Tutto quei pugni. Ok. Allora, posiamo per terra. Togli anche questi led, non ci servono. Perfetto. Bro, ascolta. È il nostro momento, Conti. È il nostro momento. È l'altro turno. Tre. Due. Uno. No, lo siamo con casino. Oddio, stiamo facendo un casino. Spaccate. Oh, aia. Scusa, Gerita, però mi lo vedo apposta. Le palle, leggero. Bro, occupati di spartire tutto questo, ok? E io lo faccio con un colpo. Secondo me chiamano la polizia, bro. Non sto scherzando. Stiamo facendo un pelo di colla, ragazzi, guarda. Bro, l'abbiamo detto una cosa. Siamo a posto, basta portare tutto fuori. Sicuramente il video è... Bro, ma c'ho una forza assurda. Anche una forza assurda. Ragazzi, io direi, iscrivetevi al canale. Ora io porto sul telefono, perché con telefono e portare su tutta questa roba è impossibile. Quindi fate come volete, iniziamo a portare sulle cose. Scherzo gli altri e ci si vede. Ti aiuto, dammi un secondo. Devi essere la persona che io ti passo questi. E bravo, tu li porti su. Raga, sono tantissime cose da dargli a ferro. Troppe. Ok, dammi un secondino. Prendi pure questo. Perfetto. Ah, raga, let's go. Non so se si vede, ma hai visto quanto sto sudando? Stai strasudando, bro, questo è un problema. Strasudando. Dopo, raga, la doccia è obbligatoria, conta. Perfetto. Vai, tira su anche quello, ottimo. No, ma qua stiamo riempiendo tutto di polistirolo. Guarda questo come è rimasto attaccato. Bro, è veramente un casino, passare qua sotto. Però sono contento, ragazzi, perché abbiamo fatto tantissimi bei video all'interno del bunker, quindi guardate se non l'avete visti. Però purtroppo le cose belle finiscono prima o poi. No, raga, sto brontando. Sto malissimo. Sto per svenire all'interno del bunker. Cioè, veramente, come l'altro video, raga, nello scorso video. Ma io posso dire una cosa? Ma perché noi lo stiamo pure pulendo per bene, quando in realtà Refe però e Pua... Noi siamo dei bravi ragazzi, dobbiamo pulire le cose. Tu devi pulire, tu sei un bravo ragazzo. Io mi dispiace dirtelo, ma me ne vado adesso. Okay. Ciao, Conti. Io, ragazzi, direi che è il momento di provare a videochiamare Cap, vedere la sua onesta e vera reazione. Anzi, sapete cosa vi dico? Ve la mostrerò qua su Instagram, FerroOfficial con 3O, il mio profilo ufficiale. Seguitemi tutti, mi raccomando, ovviamente nei commenti. Per chi è andato a vederla su Instagram potrà scrivere cosa è successo. Aiutate un po' quelli che non hanno Instagram. Per tutti gli altri, passatevi a seguirmi, iscrivetevi al canale, droppate un likeozzo. Ora, ragazzi, è il momento di andare a dirgli agli altri cosa abbiamo combinato. Vedremo la loro reazione. Secondo me sono di sopra, Abbiamo una fuma di
Ma Refe, tra l'altro, oh, intanto vabbè, cose, strutture. Permesso. Buongiorno. Stai registrando? Stavo registrando. Però abbiamo fatto un casino. Guarda la mia faccia, capirei tutto. Che avete fatto? Vi siete buttati in piscina? Sì. No. Sai dove siamo stati? Dove? Guardami la mia pettorina. Dove? Al cantiere? No, siamo stati nel bunker. Che abbiamo fatto secondo te? Però che io sono tutto sudato. Cosa potremmo aver fatto? Non lo so, ditemelo, sono qua. L'abbiamo fatto scoppiare, distrutto, spaccato. Ce li abbiamo fatto esplodere tutto. Abbiamo fatto un casino, bro. Cacchio di... Sì, sei arrivato, stai registrando, tra l'altro. Sì, sto registrando, infatti mi state rompendo il cacchio. Ma scusatemi, non è morto nessuno? No, no. Fortunatamente no. Lo hai pagato il motore, eh? Sì, ma sì. Ma quanto c'è bello, Lori! C'è bellissimo. Ah, Lori, se ti interessa, abbiamo distrutto il bunker di cacchio. Sì, l'abbiamo distrutto. Completamente distrutto. Quanto ci avete... Quant'è che ci avete messo per farlo? No, l'abbiamo fatto io. Io e lui ci abbiamo messo tantissimo. 5-6 minimo ore. Ah, pensa te, noi per distruggerlo ce l'abbiamo messa mezz'ora, 20 minuti. Mi dispiace un pochettino. Ciao Lori, ma anche soltanto Refe, ragazzi. Però andiamo dalle Giuliane. Refe! Ah, sta accesso. Beh, posso dirvi una cosa? Io diciamo a distanza, no, io diciamo proprio. Io me ne vado, ragazzi. Direi che esatto, evitiamo il video perché se la potrebbe prendere, quindi iscrivetevi ad entrambi i canali. Lupate like e basta. Cioè, il devasto del bunker di capo è finito.